Sono tornata dopo un bel viaggio nell'arte. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e bentrovati sul canale, buona settimana nuova a tutti, felice lunedì, oggi un video chiacchiera, è da tanto che non ne facevo sul canale e quindi mi sono presa questa piccola licenza per ritornare insieme a voi con una bella notizia. Perché? Perché è saltato il video del venerdì? Perché avevo delle consegne importanti. Ora vi racconto la bella cosa che mi è successa e sono sicura che ne sarete felici per me. Qualche tempo fa sono stata contattata dalla Raffaello Editori, che saluto e ringrazio per questa opportunità, per collaborare alla realizzazione del nuovo testo artistico d'arte dedicato alla scuola secondaria di primo grado, alle scuole medie per intenderci. Allora sì, da quest'anno torna a scuola e torna a scuola con i contenuti digitali contenuti all'interno di quest'opera. Il libro di cui vi sto parlando si chiama Viaggio nell'arte, è un'opera bellissima, monumentale ma allo stesso tempo semplicissima e di facilissima fruibilità, edito appunto da Raffaello Editori. E gli autori, dico in ordine alfabetico, sono Cristiani, Francucci, Mariani e Salani. È un libro che consta di 4 tomi, 2 prettamente didattici e 2 di approfondimento didattico. Vi lascio il link di riferimento in info box che vi porterà direttamente alle pagine del libro e alla strutturazione del libro stesso, e scorrendo tra quel link a un certo punto incontrerete un rigo all'interno del quale c'è scritto che la realizzazione di 16 tutorial dedicati ai capitoli contenuti all'interno del libro sono stati realizzati dal youtuber Ombretta Fusco youtuber di Arte per Te. Quindi Arte per Te arriva a scuola, ragazzi, arriva a scuola con il nostro, con le nostre forme, con il nostro metodo. Sono tornata a scuola con i video e non sapete per me che emozione enorme vedere un qualcosa che ho costruito piano piano come Arte per Te assurgere ad un valore didattico così importante. Lacrimoni perché per me è davvero entusiasmante, commovente e anche emozionante pensare che un progetto che è nato con tanto amore per l'arte, che è nato da un profondo desiderio di diffusione, che è nato da un profondo desiderio di trasmissione delle nozioni che avevo imparato prima durante l'università e poi durante il mio lungo periodo di docenza presso l'Accademia di Belle Arti, potesse arrivare a più persone possibili. C'eravate voi, più di 150.000, e la cosa mi riempie tutt'oggi di un orgoglio pazzesco pensare che un pezzettino di me, anche solo una frase che vi colpisce, rimanga nelle vostre menti e vi aiuti a creare a sua volta, non sapete che emozione enorme. Ora pensare che 16 miei video invaderanno le scuole nel momento in cui questo libro verrà adottato da un insegnante, non sapete che emozione. Io lo so che i CD magari sono sottovalutati molto spesso, ma questo libro è molto molto bello anche perché i contenuti in CD sono non perché li abbia fatto io, perché non sono l'unica che ha curato i contenuti da CD, ma i contenuti CD sono contenuti di vero approfondimento, di vero ampliamento didattico, e quindi è un libro molto molto moderno, è un libro strutturato con molta cura, con la cura per chi lo dovrà leggere, che è il ragazzo di 11, 12, 13 anni, che è un ragazzo molto attento alle nuove forme di trasmissione e di comunicazione del sapere, tra cui c'è anche YouTube. E quindi l'adottare una YouTubers che comunque facesse parte di questo ambito anche a livello professionale per trasmettere dei contenuti artistici a dei ragazzi, per me è una grande attenzione da parte dell'editore a quello che chi legge
vuole avere, a quello che i ragazzi oggi sono abituati a usare, e quindi è un modo per avvicinare la scuola, la didattica al gusto dei ragazzi, che è la cosa fondamentale. Ricordiamoci che le cose fondamentali per imparare sono due: un buon professore e un buon libro. Queste due cose, questa alchimia di due energie unite, fanno sì che ci sia un buon allievo, un buon alunno. Se un professore riesce a trasmettere con amore, dedizione, entusiasmo la propria materia, e una materia artistica ha necessità di queste cose per essere trasmesse, e il professore è coadiuvato da un libro che a sua volta trasmetta coinvolgimento, colore, modernità, perché molti libri sono assai vetusti, ecco, questo è un libro moderno, un libro che ragazzi sfoglieranno con curiosità. È un libro molto colorato, un libro molto aperto all'immissione dell'opera artistica del ragazzo e proprio a ricevere anche da parte del ragazzo, e quindi un libro che diventa poi nel corso degli studi un libro unico, perché è personalizzato da ogni singolo studente. Bene, di questo libro da quest'anno faccio parte anch'io, e la cosa mi fa un enorme, enorme piacere. Sono molto orgogliosa di questo tassello della mia professione. Voi sapete che io adoro insegnare. Ho aperto Arte per Te per continuare ad insegnare a qualcuno quello che sapevo. Insegnare mi rende felice, il trasmettere mi rende felice. Bene, avete l'occasione di avere delle piccole pillole di me all'interno di un CD che fa parte di un grande contenitore di arte, molto approfondito, molto bello, di cui il mio CD è soltanto una piccola parte, una piccolissima parte, in cui poter avermi a portata di mano per spiegarvi le tecniche che più vi piacciono. Quindi se avete dei ragazzi che vanno alle scuole medie, magari suggerite il testo alle insegnanti. Se siete insegnanti, date un occhio approfondito al testo Viaggio nell'arte di Raffaello Editori, perché se ho deciso di collaborare con loro vuol dire che secondo me quel testo è un testo molto molto valido. Bene, io questo video non lo sto facendo in collaborazione con Raffaello, non mi stanno pagando per promuovere il libro, assolutamente no, lo sto facendo per spiegarvi cosa ho fatto in questo periodo, lo sto facendo tra virgolette tronfia del mio lavoro, che è stato un lavoro pazzesco, ragazzi. Parliamo del lavoro che c'è per fare video per altri. Allora, una cosa è fare video per Arte per Te, dove io faccio dei contenuti, li creo, prendo la responsabilità di ciò che faccio, metto online, e molto spesso sono anche alla buona, non curo moltissimo audio, luci, ombre, piano perfettamente pulito, anzi sapete che io quando lavoro sono proprio all'impronta, sono anche una molto pasticciona. Fare video per altri è una cosa pazzesca, bisogna essere precisi, puntuali, bisogna essere puliti continuamente mentre si lavora, bisogna badare alle luci, il backstage della produzione per altre persone che non siano un canale YouTube è veramente molto più complesso. Fate conto che i video poi sono fatti di parti pratiche e parti teoriche, quindi è un doppio video in uno, sono dei video molto concentrati ma molto strutturati, perché hanno la spiegazione della tecnica e poi l'applicazione e l'esplicazione passo passo visiva della tecnica. Quindi è stato un lavorone, Gabriele mi ha molto aiutato nel montaggio, è stato bravissimo veramente. Sino ad oggi stiamo apportando le ultime modifiche didascaliche agli ultimi due video, poi invieremo anche questi e la situazione sarà finalmente finita. Dico finalmente perché è una grande responsabilità, ogni volta che mandi video sorrido, perché il responsabile, che saluto, ciao Paolo, il responsabile mi manda indietro una tabella con la scritta del nuovo capitolo che è arrivato, no? E io rido perché la stessa sua tabella, così schematica e pulita, io ce l'ho in 100 fogli colorati, con tanti pallini colorati per vedere se li ho inviati oppure no, no? È proprio un'impostazione mentale differente, la mia artistica, dalla parte dell'editore invece un'impostazione molto rigida, molto pulita, molto attenta
contenta, giustamente, loro stanno producendo un libro molto molto importante e quindi è giusto che sia così. Il far parte di tutto questo mi rende felice, è una cosa che mi ha reso felice, è stato facile perché è stato parte del mio mestiere, non posso dire che sia stato difficile, è stato complesso nella messa in opera perché è stata un qualcosa di cui ho sentito molto la responsabilità, è stato edificante per il mio ego, per la mia professionalità, è stato formativo, è stato di grande slancio perché in questi video ho voluto mettere, ho voluto far passare tutto l'amore che si può provare per queste discipline. E anche non fare quei video, sapete, da laboratorio asettici, ma cercare di fare dei video molto amichevoli, molto inglobanti per i ragazzi, no? E anche un po' rassicuranti, un po' della serie. Ragazzi, è una cosa che potete applicare anche alla vita di tutti i giorni, tutto quello che studiate sui libri. E quindi ecco, questo è stato il messaggio che ho voluto inviare con i miei video. Spero che abbiate modo di vederli. Io appena mi arriva il cartaceo e appena mi arriva il CD, qualche stralcio ve lo butto qua e là, ve lo estrapolo. Mentre parlo avrete visto delle immagini del libro, magari di me che faccio qualche cosina, quindi vi ho già reso partecipi. Ecco, vi ho trascurato venerdì solo per questo, ma sappiate che io su questo progetto ci lavoro già da un po'. Ogni volta che vi dicevo oggi giornata piena di lavoro, quando io dico giornata piena di lavoro non mi riferisco mai ad Arte per Te come canale, ma posso riferirmi ad altri lavori che derivano da Arte per Te, come per esempio è stato questo. Bene, allora che cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto quando eravate a scuola avere un libro con ombrettina che vi parlava e vi diceva, che ne so, come fare il collage e lo sbalzo? Beh, e allora se vi è piaciuto fate sì che lo abbiano i vostri nipotini, i vostri figli, magari suggeritelo proprio alle insegnanti, fatelo presente se è una cosa che vi piace. Prima andatelo a guardare sul sito della Raffaello, se la cosa vi piace e pensate sia un testo che possa essere utile alla didattica per i vostri bimbi, e considerando che ci sono anche io dentro i video che vi dico ciao ciao e vi accompagno con la mano verso la scoperta di 16 tecniche artistiche, allora se volete sono là. Grazie a voi innanzitutto, senza i quali tutto questo non sarebbe potuto succedere, non sarebbe potuto succedere così in queste forme, quindi grazie, perché il vostro supporto, il fatto che ci siate così in tanti, che ha reso possibile tutto questo, io ne sono ben cosciente di questa cosa, ragazzi. Grazie alla Raffaello Editore che mi ha presa in considerazione, quindi sono molto contenta, e grazie al cielo la scuola si sta modernizzando e questo testo per fortuna ne è una grande prova. Io mi sono sempre battuta contro la vetustà dei testi artistici, certi manuali artistici hanno foto anni 60. Bene, finalmente qualcosa si muove e il farne parte mi rende felice. Abbracciate la mia felicità e andiamo avanti con i contenuti del canale. Vi do appuntamento a prestissimo con un prossimo video creativo. Intanto mi fermo qua perché la chiacchierata è durata veramente veramente tanto. Vi mando un grande grande bacio, mi raccomando seguitemi anche su Instagram, vi aspetto Arte per Te, e ovviamente su Facebook, e noi ci vediamo sempre qui per sporcarci le mani con la creatività nel prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!